Non si finisce mai di fare esperienze, di provare cose nuove. L'ultima esperienza che ho fatto proprio in questo mese è stata una strana esperienza, quella di dirigere un coro parrocchiale. Di provare a dirigere qualcosa è stata una cosa che ho sempre desiderato fare, fin da piccolo. Ma ci sono quelle cose, insomma, che senti dentro come un bisogno, poi non trovi mai l'occasione di fare nella vita, o perché non sei capace di farlo, perché richiedono delle abilità, insomma, che tu non hai. E magari poi ti capita di farle da vecchio, chi lo sa, quando non ne puoi più approfondire, coltivare, queste cose qua. Oppure proprio perché non trovi mai l'occasione, lo spazio, la possibilità di coltivare una cosa. Te la devi creare, allora devi avere il tempo. E così anche per questa esperienza di direzione, insomma, no? Di muovere le mani, di provare a farlo, insomma. Ovviamente è una situazione piccola, altrimenti devi avere delle abilità, insomma, le devi coltivare, devi essere particolarmente formato. No, non si fanno le cose così improvvisandole completamente dal niente. Per questa esperienza ci voleva l'occasione, insomma, no? Un'occasione che, non so, parecchi anni fa magari avevo anche provato a vedere in giro se era possibile dall'interno, no? Ma in realtà non è difficile, no? Da trovare quando la cerchi, come tutte le cose, insomma. Poi vengono quando non le cerchi. Com'è nata? È nata in maniera molto, molto strana, perché io non, di solito non frequento la chiesa, io non sono credente, però non sono neanche uno di quelli che non deve trovare un modo di convivenza anche con chi crede, insomma, credo che bisogna essere tolleranti, sì, come dire, ognuno la vede a modo suo, insomma. Sei rispettato nel suo modo di essere, rispetta anche gli altri, ci convive bene, se è possibile. E è un mio amico di cui poi ho postato il video, insomma, andava in chiesa a fare una specie di piccola predica, insomma, un piccolo intervento per una sua attività che lui fa in Africa, insomma, lui va in Africa un paio di volte all'anno a portare dei soldi con i quali compra del grano personalmente, e poi lo distribuisce, insomma, anche lui fa questa cosa nella vecchiaia, insomma, è una cosa che dà un senso alla sua vita, insomma, è molto dentro in questa cosa, no? Come in questa idea che lui si è fatto, insomma, che ci sia questo grave problema della pellagra, insomma, no? La carenza di vitamina PP, e alla quale cerca di rimediare a modo suo con questi preparati, no? Che lui ha cercato di mettere a punto, insomma. Vabbè, comunque mentre stavo lì in chiesa con la macchina, quindi col cavalletto per riprendere, insomma, ero stato un po' notato, insomma, qualcuno mi chiede anche cosa ho fatto. Ma soprattutto quando sono entrato, ho fatto un po' come dire, ah, oggi sono un po' esibizionista, no? E c'era un piccolo coretto di bambini che stava provando stile Nacht, no? Era un po' timido, no? Cioè non veniva fuori la voce. Allora mi sono affiancato e ho cantato anch'io stile Nacht. Una mi ha subito fatto segno che dovevo stare zitto. E quindi mi sono messo zitto, mi sono messo da parte, ho seduto, ho provato. Prima della messa, no? Ho provato a, come dire, a mettere a punto il cavalletto, insomma, a svitare le. E poi, finita la messa, dopo registrato la predica di questo mio amico, no? Sono venuti là e mi ha detto, ma insomma, lei canta, no, non lo so, insomma, piccole cose così. E a quel punto là è venuto fuori che loro cercavano, insomma, qualcuno che si prendesse cura del loro coro, perché la maestra che li aveva seguiti per una decina d'anni se n'era andata quell'anno, insomma, no, non poteva più farlo. E a quel punto là, insomma,
si trovavano orfani. Avevano anche contattato un altro direttore, ma questo, dopo qualche mese di prova, a un certo punto si era stancato, si erano stancati loro, perché c'era un problema di quanto un direttore pretende, no? E del materiale che ha a disposizione. E quanto ho sentito, insomma, no. Lui pretendeva troppo, insomma, qualcosa che loro non potevano dargli. E quindi alcuni di loro si era annoiato, insomma, aveva lasciato, si era creato un momento di tensione. E adesso avevano una scadenza, insomma, no? Molto prossima, insomma, in cui dovevano poi cantare insieme, era quella dell'Assunta dell'8 dicembre, e poi era quella del Natale, insomma, no? Dovevano cantare, insomma, la notte di Natale, poi la mattina di Natale, e loro insieme facevano fatica, insomma, si sentivano sbandati, si sentivano. C'era stato un momento di decadenza, no? Dopo la mancanza del direttore. Avevano bisogno di qualcuno che perlomeno, insomma, gli desse gli attacchi, no? Che gli desse il tempo, insomma, che li tenesse insieme, che prendesse le briglie di questo carro, di questo cavallo che non era più capace di camminare da solo. No? Beh, altro errore, secondo me, che aveva fatto chi li aveva seguiti per 10 anni era stato quello di non coltivare all'interno di questo corpo, che poi era un gruppo anche abbastanza nutrito, con 30 persone, insomma, tutte adulte, tutte grandi, insomma, era stato quello di non coltivarsi dall'interno, qualcuno che lo sostituisse quando lui non c'era, insomma, no, buon direttore, interno, si crea, si alleva anche un vice, qualcuno che lo sostituisca, che dirica quando lui non c'è, insomma, no, un po' alla volta, insomma, così si cresce, ci si dà il ricambio. No, in tutte le cose. E quindi non c'era stato questo ricambio, e secondo me non c'era stato neanche un ricambio di persone. E quindi, insomma, il coro era di età piuttosto avanzata. Ma insomma, avevano bisogno di qualcuno di questo tipo. E la coincidenza è stata che loro era nata da due bisogni, dall'incontro di due bisogni, in qualche modo, perlomeno il loro di trovare qualcuno che riportasse a fare questo. A svolgere questi due impegni, no, che avevano rispetto alla parrocchia, insomma, che lì. E l'altro era quello mio, che mi portavo dietro così, insomma, no, di fare questa esperienza nella vita, insomma, di capire, insomma, no, se potevo essere capace di farlo, se invece era una cosa che non. Ma insomma, un'esperienza prima di morire, insomma, no? Di provare a fare anche un'esperienza di direzione, magari anche una direzione d'orchestra, ma insomma, una direzione d'orchestra, diciamo che ce la mettiamo via, no, non è possibile. È la mancanza di doti, insomma, e anche di strumenti. L'incontro di due esigenze diverse in un momento fortuito, insomma, nella vita succede così, due istanze che hanno bisogno una dell'altra, si incontrano per un caso, per un evento imprevedibile. E magari si trovano, no? E allora in genere si dice di sì, si prova quando questo succede, perché vuol dire che insomma un po' il destino magari l'ha reso possibile e quindi ho provato. Allora qual è il problema a questo punto, no? Bisognava uscire con il primo concerto, cioè c'era tempo per fare una prova, e poi uscire per cantare, diciamo, il giorno dell'8 di dicembre, ci eravamo conosciuti poco prima, insomma, subito qualche giorno prima. C'era il tempo per fare una prova, quindi insomma, io dovevo allo stesso tempo in una prova capire, insomma, no, cosa loro facevano e crearmi la possibilità di poterli aiutare nell'uscita che avevano in programma. È successo, abbiamo fatto la prima uscita e poi c'era bisogno di fare questa uscita a Natale e quindi c'erano due prove, perché loro si incontrano una volta sola alla settimana. E la notte di Natale abbiamo fatto questa seconda uscita e poi ieri, la mattina di Natale, abbiamo fatto la terza uscita, che non è andata male a posteriori, ma quali sono le cose che succedono in queste situazioni? Poi hanno a che fare con la vita, no?
tu sei una persona nuova, in un ambiente nuovo e che devi in qualche modo valutare e nel quale devi intervenire, quindi devi agire con la tua, perché questo ambiente in qualche modo si aspetta da te, ti delega una funzione che è quella di dirigere, insomma, quindi in qualche modo di prendere le redini, no, di questa cosa. Però nel fare questo tu hai davanti una realtà che è quella che è, non l'hai costruita tu, è una realtà già fatta, insomma, no? E quindi il problema, come sempre in tutte le cose, è quello di trovare una mediazione tra queste due istanze. Sempre di mediazioni poi si tratta, no? Se vuoi intervenire da subito, all'inizio, tu rischi di creare scompiglio, perché se vuoi imporre la tua volontà prima di conoscere, di aver capito com'è, eccetera, senta il tempo poi, no? Per lavorare su questa tua nuova visione, impostazione, rischi di creare confusione. Se devi fare una prova e poi devi uscire e cerchi di modificare in una prova quella realtà con cui ti confronti, cosa succede? Che gli altri sono in confusione, insomma, tu non rischierai che nel momento in cui devi affrontare il pubblico non sappiano più poi cosa fare, quale strada seguire, la vecchia o la nuova, insomma, no? E quindi di creare uno sbandamento che poi mette in crisi la riuscita dell'esecuzione in pubblico, no? Allora si sta a guardare, no? Prendi atto di quelli che sono e cerchi di limitare al minimo il tuo intervento. Limitare al minimo, insomma, significa dare gli attacchi, dare il tempo, no? Far intuire un attimo il carattere di un brano e poi qualche gesto che riguardi un po' la dinamica, insomma, no? Del pezzo in generale. E poi dare la chiusura finale, insomma, no? Il momento in cui smettere tutti insieme il suono. E quindi, diciamo, tanto per estrapolare una cosa generale da questa esperienza individuale, insomma, no? Sempre nel momento in cui due realtà diverse si incontrano, devono interagire, e devono preparare qualcosa in funzione di altro, quindi c'è un'uscita in pubblico, insomma, no? Come meta, bisogna tenere presente l'uscita, insomma, no? Bravo direttore, diciamo, bravo direttore d'orchestra in questo caso, non è quello che, come dire, che persegue a tutti i costi la perfezione, insomma, no? Perché se un direttore che ha un'orchestra persegue a tutti i costi la sua perfezione, vuole inculcarla ai suoi orchestrali, a quel punto là non andrà mai in scena, non uscirà mai a fare un concerto, perché sarà sempre lì a provare, ci sarà sempre qualcosa che non va. Viceversa, se lascia andare troppo, nel momento in cui andrà a fare un concerto, la sua prestazione sarà scadente. Allora il problema è sempre quello di trovare un bilanciamento tra queste due istanze, cioè di lasciare andare quello che si capisce che non potrà mai essere perfezionato al 100%, e quindi cioè per cosa si può lasciare andare e cosa invece va a tutti i costi affrontato e migliorato. Quindi quello che si capisce che non si può lasciare andare. Da questa giusta sintesi, insomma, no? E sempre nel calcolo di utilitaristico in questo caso, di che si dovrà arrivare lì e il tempo per arrivare lì, cioè all'interpretazione finale, all'esibizione, insomma. Calcolare il tempo che si ha a disposizione sta un po' la bravura, no? Perfezionare quanto si può, lasciare andare quello che non si può fare meglio nel tempo a disposizione per prepararsi. E quindi
fare la prestazione più dignitosa possibile. Questo succede, no? Anche nella vita. E la cosa quindi è anche riuscita e abbiamo cantato, insomma, no? Con la chiesa piena, la notte di Natale e poi il mattino di Natale successivo. Quando si ha a che fare con un gruppo di persone a cui tu sei estraneo, no? Ma che si aspetta delle cose da te, no? E che per dare queste cose tu hai bisogno di, come dire, di esercitare una influenza su questo gruppo, no? Cioè tu hai bisogno di imporre anche la tua volontà, il tuo modo di essere, no? È sempre un compromesso poi alla fine, no? Nel senso che per poter prendere le briglie in mano di una situazione, insomma, no? Qualsiasi cosa si voglia controllare, c'è sempre bisogno di trovare un modo per essere autorevoli e non autoritari. Ma c'è anche bisogno di avere l'autorevolezza e quindi di conquistarsi l'autorevolezza sufficiente per poter frenare, no? Una certa situazione. In genere chi controlla qualcosa ha più il problema del freno che non il problema dell'acceleratore sulla situazione. Mi spiego, è importante creare anche una dimensione di entusiasmo, no? Quindi, insomma, chi dirige qualcosa può essere un coro, ma perché è un esempio che si presta abbastanza bene, un'orchestra si presta ancora meglio, insomma, no? Tanti individui diversi, tanti strumenti diversi messi insieme a fare la stessa cosa, che hanno bisogno di qualcuno che li coordini, insomma, no? Ma comunque chi coordina qualcosa deve saper dare un momento di entusiasmo, cioè deve motivare chi lavora con lui oppure le persone che coordina, insomma, no? Perché tutti noi abbiamo bisogno di credere, insomma, no? Di motivazione quando facciamo qualcosa, soprattutto quando facciamo un lavoro che è in qualche modo noioso, difficile, perché si tratta di fare tante prove, si tratta di trovarsi periodicamente, si tratta di fare quelle cose che non sono immediatamente gratificanti, no? Come possono essere anche certe cose che si fanno da soli. Quando si è in gruppo bisogna sempre rispettare anche il tempo degli altri e a volte la noia che viene dal tempo degli altri quando è imposto al gruppo, no? E poi soprattutto le dinamiche che si creano, no? Tra i vari individui, no? I quali spesso tendono magari a interagire a piccoli gruppi, insomma, a perdere di vista l'obiettivo finale, il programma che ci si dà, insomma, in qualche modo, dall'inizio, insomma, no? E invece tendono ad andare per conto loro, a scivolare, sempre comunque una cosa in un clima in cui ci si disperde. Allora chi coordina in realtà, insomma, a volte ha più la necessità del freno, ha più la necessità di tenere a freno, di tenere a bada, insomma, l'esuberanza che nasce da tanta individualità. È il cane dei vicini che esce di casa. I vicini non sono mai capaci di uscire di casa in silenzio senza urlare nella tromba delle scale. Quindi è sempre un problema di tenere a freno l'esuberanza delle varie individualità, no? E di metterle insieme in qualcosa che poi sia utile per tutti e quindi sia costruttivo, insomma, no? Nello stare insieme del gruppo. Quindi chi è delegato in qualche modo a coordinare un gruppo, insomma, a tenerlo in piedi, insomma, no? A farlo funzionare, ha più la necessità del freno, insomma, deve essere capace di tenere le briglie. E se ci pensate bene, è così anche per
l'organizzazione del nostro sistema nervoso. Quindi è una cosa che avviene anche nel nostro organismo. La funzione del nostro, della nostra cortezza cerebrale, insomma, no? Della nostra corticalità, parlando del cervello, è quella di esercitare un freno nelle strutture inferiori. Insomma, tanto più si sale, tanto più l'organizzazione del cervello è raffinata, quindi è stata elaborata nel tempo, no? Tanto più le strutture superiori, quello che sta sopra, comanda quello che sta sotto. E come lo comanda? Esercitando un freno su quello che sta sotto. E questo lo vediamo quando ci sono delle lesioni, no? Quando ci sono delle lesioni cerebrali che determinano quella che si chiama spasticità e quindi un ipertono, un aumento dell'attività del tono muscolare degli arti, per esempio. Questo avviene perché è lesa quella via nervosa che si chiama primo motoneurone, insomma, no? Che porta gli impulsi dalla corteccia cerebrale al midollo, che vuol dire che si libera un'attività autonoma non più frenata. Quello che sta sotto non è più tenuto a bada, non è più controllato da quello che sta sopra. E quindi lavora troppo, lavora per conto suo, è troppo, e quindi rende impossibile poi il movimento. Non perché manchi la via diretta che va dal midollo spinale al muscolo, ma perché questa via non è più tenuta a freno e quindi il troppo tono muscolare, la troppa contrazione muscolare, contrattura dei muscoli, fa sì che questi muscoli non siano più adeguati per rendere possibile un movimento agile ed utile. Se vogliamo andare al mito, una bella osservazione che aveva fatto Farinelli, no? Riguardo all'Ulisse quando è prigioniero del ciclope, insomma, no? Quando esce. Si pone il problema perché? Perché a un certo punto Ulisse, legando i compagni sotto la pancia dei montoni, riesce a scappare dalla grotta sfuggendo al controllo del ciclope, no? Che li tasta uno a uno quando escono dalla spelonca. In realtà perché il ciclope, lui disse, è abituato a sentire quello che sta sopra, lui palpa la schiena e si dimentica di quello che sta sotto, non va a sentire sotto la pancia dei montoni, no? Dove sono legati i compagni di Ulisse, dove si lega Ulisse stesso alla fine per uscire. E perché fa questo? Perché lui è abituato a ragionare in questi termini, in termini di potere, insomma, no? In questi termini, quello che sta sopra, sta più in alto, comanda quello che sta sotto. E allora se tu senti che quello che sta sopra ti fa stare tranquillo, non ti vai a preoccupare di quello che sta sotto, no? Perché il potere poi si esercita sempre tra chi sta sopra e chi sta sotto, insomma, no? A vari gradi, ma c'è sempre qualcuno che sta più sopra e qualcuno che sta più sotto. Ovviamente se chi sta più sopra controlla quelli che stanno sotto, quelli che stanno sotto non hanno meno gradi di libertà e quindi se è tranquillo su quello che sta sopra non si dovrebbe preoccupare su quello che sta sotto. Ci si deve preoccupare per quello che sta sotto soltanto quando quello che sta sopra non è in grado di esercitare il suo potere di freno, di controllo, no? Ecco, tutta questa divagazione, insomma, no? Sull'equilibrio poi del potere, insomma, no? Perché poi succede che se chi sta sopra in un gruppo controlla troppo o controlla senza in qualche modo il consenso di chi sta sotto, si crea una frattura. E
quella frattura che si era creata proprio nel coro di cui parlavo prima, perché chi era intervenuto prima di me aveva probabilmente preteso troppo, cioè aveva preteso di imporre una sua volontà ottima, positiva, costruttiva, ma senza tener conto della realtà vera che aveva davanti. E quindi, insomma, la realtà che aveva davanti aveva finito per stancarsi, quindi avevano cominciato ad andarsene, a fratturarsi, no? Tant'è vero che si trovavano orfani nel momento in cui dovevano fare una prestazione, insomma, no? Gli sono ricorsi a uno sconosciuto come me. Bisogna essere autorevoli, ma all'interno e non autoritari, insomma, quindi all'interno di un contesto, di un patto che si fa, no? Di un patto fondativo, insomma, no? Quando si crea un qualcosa, che un ente, un'entità, c'è sempre bisogno di fare un patto fondativo, la Costituzione, insomma, no? Come patto fondativo più importante in una nazione, in uno Stato. E all'interno di questo patto muoversi, quindi rispettando le regole, ma facendo sì che chi ha la responsabilità poi della direzione sia in grado di esercitare un controllo. E di solito questo controllo è un freno sulla sui gradi di libertà dei vari singoli. Se tutti vanno per conto loro, come succedeva in quel bellissimo film di Fellini, no? Prova d'orchestra. Se i vari musicisti cominciano a discutere tra di loro su quale è lo strumento più importante dell'orchestra e quindi vogliono far sentire la loro individualità e non l'insieme, se ognuno si mette a discutere sui suoi problemi personali e quindi deviare dal compito, no? Che ha l'orchestra, insomma, no? Di arrivare al concerto, no? Insomma, se le varie individualità vanno per conto loro, entrano in conflitto, in dinamiche che non servono, questa prova va avanti all'infinito. Non si arriverà mai a una meta, a un fine, a una meta programmata, insomma, no? Alla finalità che ci si dà anche nel patto costitutivo, no? Al progetto che si fa nel momento in cui si sta insieme, insomma, o ci si mette insieme. Quando nel film viene fuori qualcosa, quando c'è un evento esterno, insomma, no? Quando c'è quell'enorme palla, insomma, no? Che squarcia il muro dove l'orchestra prova, insomma, no? Tutti si spaventano, insomma, no? E a quel punto là, come dire, il potere del direttore aumenta. Aumenta, ma rischia di diventare dispotismo, no? Perché allora prevale la paura e in quel momento, nel momento della paura, allora anche il potere si esercita con la massima discrezionalità. Allora lì non si sa. Poi, insomma, cioè, se ci si affida completamente, al di là del patto costitutivo, al potere del direttore, che diventa in questo caso dittatore, allora a quel punto là lui è in grado di portarti dove vuole, non sempre nel posto migliore. E quindi queste sono delle dinamiche, insomma, di cui bisogna tener conto. E queste sono dinamiche che poi si verificano spesso anche nelle piccole cose, nella vita, no? E quindi ti accorgi che bisogna rispettare questi passi. Con questo gruppo devi fare un patto costitutivo, insomma, no? Devi stabilire perché stai insieme, come stai insieme, come ti proponi quando devi svolgere la funzione di coordinatore e le regole condivise che anche tu devi rispettare per e il programma, insomma, dove vuoi arrivare, insomma. Quanto puoi chiedere, insomma, alle persone che hai davanti, insomma, no? A seconda delle loro possibilità. Quindi la necessità di conoscere queste persone e di farti conoscere da queste persone. La necessità anche del rispetto della individualità o delle diversità, no? Si può lavorare con un gruppo che ha una finalità, per esempio quella religiosa, senza che tu condivida perfettamente
la loro impostazione, insomma, senza che tu sei credente, per esempio, ma lavori sulla base di un contesto comune. E qual è questo contesto? L'amore per la musica, per esempio. Il canto, la musica corale non ha molta musica bellissima, è stata scritta, no? Per servire alla messa, alle funzioni religiose, insomma, no? Pensiamo a Bach. E quindi se si prescinde dall'uso strumentale, la musica è un valore in sé, un valore assoluto. E quindi nel momento in cui si condivide un valore, c'è motivo per stare insieme, anzi, insomma, no? La bellezza di trovarsi in una cosa comune, uscendo da questo contesto. Ho ascoltato una versione bellissima di Dantone per radio la settimana scorsa della messa in si minore di Bach. E la bellezza in questo caso, cioè, che sentivi, non so, il soprano che veniva dalla Norvegia, il tenore che veniva dalla Francia, il basso che veniva dall'Inghilterra, insomma, persone di mondi diversi, di nazioni diverse, si incontrano su un valore, su un linguaggio comune che è universale e che unisce tutti, insomma, no? E in cui tutti si ritrovano, tutti sentono, ne capiscono il senso. E questa è anche una delle cose belle che rende possibile la musica, insomma, no? Vabbè, ho parlato anche troppo. No, ho parlato sicuramente troppo.